Abbiamo risposto ad alcune domande riguardo a Bitcoin. Adesso cerchiamo di chiarire alcune incomprensioni e di sfatare alcune leggende metropolitane. La prima è la relazione tra il termine Bitcoin e il termine blockchain. Il tormentone che è nato all'incirca nel tardo 2014 è stato: Bitcoin sì, interessante, però la vera rivoluzione è la tecnologia blockchain. In realtà, come abbiamo visto, la tecnologia blockchain è solo uno dei tanti pezzetti tecnologici utilizzati da Bitcoin e fa un lavoro che, per quanto importante, è molto limitato. Definisce soltanto la cronologia relativa degli eventi. In questo senso la tecnologia blockchain può essere utilizzata principalmente da sistemi come Bitcoin per evitare il problema della doppia spesa, mentre non ha una particolare funzione in sistemi centralizzati dove la cronologia può essere benissimo assegnata da un server con sopra un orologio. Se tutti si fidano di un orologio non c'è bisogno di blockchain, anche perché la blockchain, come abbiamo detto, viene con un costo di performance, un costo di scalabilità e un costo di privacy. Tant'è che Bitcoin sta espandendo la propria funzione monetaria al di fuori della blockchain con sistemi come Lightning Network. Quindi blockchain senza Bitcoin è un tormentone vuoto, un po' simile a quello che nei primi anni 90 era online senza internet. Internet era un termine spaventoso che preoccupava i grossi incumbent della comunicazione e dell'informatica, era un termine anarchico, ingovernabile, che faceva paura, quindi internet è stato demonizzato nei primi anni 90, mentre con il concetto di autostrada dell'informazione, il concetto di online, è stato invece portato avanti con forza dagli stessi attori che non volevano l'emersione della controparte libera aperta. Con Bitcoin sta succedendo più o meno la stessa cosa. Blockchain è il termine rassicurante, il termine neutro, il termine che fa meno paura, per poter da un lato non dover parlare della vera innovazione che è Bitcoin come asset finanziario e come strumento e sistema di pagamento senza necessità di richiedere permesso a nessuno, e dall'altra parte per poter comunque sembrare aggiornati, sembrare al passo coi tempi, sembrare meno dinosauri di quanto si è. È un tipo di narrativa, quello del blockchain senza Bitcoin, che sta andando a morire negli ultimi mesi, fortunatamente e meritatamente. Rimane il termine Bitcoin, addirittura il termine Bitcoin senza blockchain. Molte delle innovazioni a cui stiamo assistendo ora prevedono l'utilizzo della blockchain minimo possibile e prevedono l'utilizzo di Bitcoin al di fuori della tecnologia blockchain. In particolare Lightning Network è un sistema in cui gli utenti di Bitcoin fanno soltanto quello che si definisce settlement, ovvero apertura di canali di pagamento sulla blockchain, chiusura di canali di pagamento sulla blockchain, ma tutto ciò che avviene dentro questi canali di pagamento, dentro queste linee, che non sono linee di credito ma sono linee di pagamento, è del tutto istantaneo, senza bisogno di aspettare le conferme, è del tutto gratuito, senza bisogno di pagare delle fee per i minatori, ed è del tutto privato, senza bisogno di sacrificare la propria privacy, dando le informazioni su tutte le transazioni a tutti i nodi della rete per sempre. Quindi abbiamo visto un disaccoppiamento tra Bitcoin e blockchain. Blockchain è un'innovazione importante, senza quella Satoshi non avrebbe potuto lanciare Bitcoin, ma anche un'innovazione limitata che corrisponde soltanto a una parte di quello che Bitcoin può fare e soltanto a una parte di quello che serve a Bitcoin. Il secondo mito da sfatare su Bitcoin è quello relativo alla facilità con cui possono essere create altre copie di Bitcoin, altre monete simili a Bitcoin, una volta che Bitcoin è effettivamente stato lanciato ed è cresciuto ed è andato, come dire, in produzione ed è stato adottato. Questo è un tipo di malinterpretazione del fenomeno economico che è molto comune. Tutti oggi tendono a pensare che se è stato possibile una volta lanciare un asset scarso digitale come Bitcoin, allora è possibile replicare questo fenomeno infinite volte. Ci sono però un po' di problematiche a livello concettuale con questa impostazione. La prima problematica è di ordine economico. Se fosse possibile creare copie di Bitcoin e cominciare ad assegnare ai minatori nuove copie di questa nuova moneta senza nessuna restrizione, ecco allora che la predittibilità e la non elasticità dell'offerta monetaria di cui abbiamo discusso andrebbe a mancare. Se invece fosse possibile ogni volta che vogliamo generare una copia di Bitcoin che venisse accettata dal mercato con lo stesso valore d'uso, lo stesso caso d'uso, come un bene sostitutivo di Bitcoin, ecco che l'inflazione di Bitcoin diventerebbe tutto sommato impossibile da prevedere, simile all'inflazione di una banca centrale. Invece il costo di produzione di Bitcoin per essere conservato richiede che esista nel mercato un Bitcoin con la sua definita schedule di emissione e che esistano poi eventualmente altri asset che però non devono poter avere lo stesso valore sul mercato di Bitcoin. Per fortuna questa impossibilità economica è anche collegata a una improbabilità di tipo pratico. Riprodurre il fenomeno Bitcoin sarebbe oggi estremamente difficile per due ordini di motivo. Il primo ordine di motivo è quella che
noi chiamiamo Immacolata Concezione di Bitcoin. Bitcoin viene sostanzialmente creato da questi anonimi, o questo anonimo sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, in un momento in cui nessuno li guardava, in cui nessuno si aspettava nulla da questo genere di progetti. Molti progetti precedenti erano falliti perché centralizzati e non si riusciva a trovare una chiave decentralizzata per fare funzionare tutto. Quindi c'era molto scetticismo. Quando Satoshi Nakamoto ha proposto la sua idea, la maggior parte dei lettori di quella mailing list non riteneva possibile raggiungere effettivamente l'obiettivo. Quindi c'è stato un momento nella storia in cui Satoshi innanzitutto non aveva aspettative di grande guadagno per se stesso, e anche dal punto di vista della sicurezza informatica il tipo di sorveglianza a cui queste persone erano sottoposte era assolutamente scarsa, perché nessuno sapeva quello che stavano facendo e nessuno credeva che l'avrebbero veramente fatto. Oggi riprodurre lo stesso tipo di immacolata concezione sarebbe quasi impossibile. Il tentativo di lanciare un clone di Bitcoin richiamerebbe un'attenzione mediatica, tentativi di corrompere, centralizzare e dirottare il progetto estremamente alti. Infine c'è il tema degli effetti network. Bitcoin ha un effetto network di tipo software, ovvero i migliori programmatori del mondo lavorano su Bitcoin, un effetto network di tipo hardware, c'è un'infrastruttura particolare che non esiste sui cloni, c'è anche un effetto network finanziario, ci sono degli strumenti finanziari che sono su Bitcoin e non sui suoi cloni, c'è un market cap, una capitalizzazione molto vasta e profonda su Bitcoin e non sui cloni, e in genere questi tipi di effetti network tendono a essere molto deboli sui prodotti, quindi è facile sostituire un prodotto con un prodotto successivo, ma molto forti sui protocolli. Per fare un esempio, sostituire una app di Facebook con una nuova app di Facebook, per esempio un gioco come Candy Crush, è molto facile. Sostituire Facebook è molto più difficile. Sostituire il web su cui Facebook si basa è ancora più difficile. Sostituire il protocollo internet TCP/IP su cui il web si basa è estremamente difficile, ai limiti dell'impossibile, anche qualora l'alternativa fosse migliore. Ecco, Bitcoin si pone in questi termini, in questo settore della scalabilità sociale. Non è un servizio, non è un prodotto, non è una marca, ma è un protocollo aperto, estremamente difficile da cambiare e da sostituire e da replicare. Un altro tipico mito riguardante Bitcoin, un'altra leggenda metropolitana, si basa sul fatto che Bitcoin è la cosiddetta moneta dei criminali, usata soltanto da terribili personaggi che vogliono fare del male agli altri e delinquere. In realtà si tratta di un mito che non è nuovo, accompagna quasi ogni tecnologia. Internet inizialmente veniva presentata come uno strumento puro appannaggio di truffatori o pervertiti, lo stesso è accaduto con un sacco di altre innovazioni tecnologiche. Se ci pensiamo, l'argomentazione è già abbastanza inconsistente in sé. Noi sappiamo con certezza che i criminali informatici usano praticamente tutti un mouse e una tastiera, e questo non ci porta chiaramente a deprecare lo strumento mouse, tastiera o schermo, solo perché sappiamo che letteralmente tutti i criminali informatici utilizzano questi strumenti. Lo strumento quindi è di per sé non direttamente collegato allo scopo per cui lo si usa. Ma c'è di più. Il concetto stesso di criminale è un concetto che si evolve in maniera importante nel tempo e nello spazio. Pensiamo che ogni attività, specialmente attività di tipo finanziario, ma quasi ogni attività che facciamo nella nostra vita è o è stata criminale in qualche giurisdizione del mondo o è ancora criminale in qualche giurisdizione in questo momento stesso. Nel campo finanziario ci sono regolamentazioni che variano da nazione a nazione e che spesso si modificano nel tempo. La maggior parte degli utilizzi di denaro che rispettano per esempio la privacy finanziaria o che sono fatti per non soccombere alla perdita di valore determinata dall'inflazione della moneta sono casi d'uso che sarebbero stati perfettamente legittimi in altri momenti del tempo e che oggi non lo sono in molte giurisdizioni. Allora, Bitcoin è usato in questo senso anche per scopi che vanno oltre le regolamentazioni e le giurisdizioni di varia natura. Lo stesso accade per internet. Internet è così aperto che è impossibile per le singole giurisdizioni nazionali prevedere e regolamentare tutti gli usi che ne vengono fatti. Di base, gli utilizzi di internet e gli utilizzi di Bitcoin e di altre tecnologie aperte vanno oltre la capacità del regolatore di prevedere. Da lì poi rimane la responsabilità individuale, ma il concetto di controllo in stile Grande Fratello sull'economia globale, sia dal punto di vista di emissione della moneta grazie al monopolio delle banche centrali, sia dal punto di vista di censura e tracciamento di tutti i pagamenti e di tutte le informazioni personali sensibili, è un concetto che Bitcoin effettivamente va a sfidare nelle fondamenta. Se Bitcoin si diffonde, diventerà tanto impossibile censurare o manipolare l'economia quanto è diventato difficile, dopo l'invenzione della stampa a caratteri mobili, creare ad esempio l'indice dei libri proibiti, mettere a rogo i libri, censurare la diffusione delle informazioni. Oppure diventerà tanto difficile censurare o manipolare le transazioni o le attività di risparmio dal punto di vista monetario, quanto è difficile oggi con internet provare per esempio a impedire la diffusione di un post su un blog o di un articolo su Wikipedia, provare da parte dei
potenti di turno a controllare la narrativa e l'informazione. Un'altra leggenda metropolitana su Bitcoin, che sta prendendo piede soprattutto ora, è la cosiddetta emergenza ambientale di Bitcoin, relativa al consumo energetico di Bitcoin. Le fonti di questo nuovo terrorismo ambientalista rispetto a Bitcoin sono di per sé fonti molto inaccurate, piene di errori, misconception su come Bitcoin effettivamente funziona. In particolare, già quando voi vedete una ricerca, purtroppo anche ricerche pubblicate su riviste scientifiche accreditate, ricerche che parlano di una comparazione tra il valore spostato in Bitcoin e il consumo energetico di Bitcoin, già capite che si basano su un'assoluta incomprensione di come il sistema funzioni. Bitcoin non costa più energia elettrica se si sposta più valore, se viene usato di più. Bitcoin costa la stessa energia elettrica che permette a ogni 10 minuti di far uscire in media un blocco a parità di difficoltà. Più Bitcoin viene adottato, più c'è probabilmente domanda di Bitcoin, anche se la relazione non è ovvia. Più c'è domanda di Bitcoin, più aumenta il prezzo di Bitcoin, e questa relazione è molto definita. Più aumenta il prezzo, più aumenta la profittabilità per diventare un minatore, e anche questa relazione è abbastanza definita. Più aumenta la profittabilità, più aumenta la quantità di hash per secondo, la quantità di potenza di macchina che viene utilizzata per Bitcoin. Più aumenta la potenza di macchina, più tende ad aumentare anche il consumo energetico di queste macchine. Ma c'è una cosa molto importante: il consumo energetico di queste macchine non è un valore per i minatori, anzi è un disvalore, è un costo. I Bitcoin che loro estraggono dal blocco è effettivamente un ricavo, ma la quantità di corrente elettrica che spendono è effettivamente un costo. Quindi i minatori di Bitcoin hanno il massimo incentivo ad andare ad adottare fonti rinnovabili, tant'è che la maggioranza assoluta del potere di calcolo su Bitcoin è oggi agganciato a idroelettrico o altre fonti rinnovabili, non solo, ad andare ad agganciare quella produzione elettrica che è già sprecata e inefficiente. Ogni tipologia di centrale che sprechi corrente elettrica, ogni produzione elettrica che non sia utilizzata da nessuno, è praticamente come una candela verso una falena per ogni minatore che voglia utilizzare quel tipo di energia che viene sottoutilizzata. Non solo, i minatori sono anche incentivati a fare ricerca e sviluppo per ridurre e ottimizzare il consumo e l'efficienza energetica. Cioè, siccome un minatore deve fare il più possibile numeri di calcoli al secondo con il minor consumo energetico possibile, questo minatore è incentivato a fare ricerca, a fare sviluppo, a finanziare ricerca a lungo termine per aumentare l'efficienza degli alimentatori, della dissipazione termica, del consumo energetico e così via. E le eventuali scoperte, le ottimizzazioni che vengono fatte da questi minatori non rimangono poi isolate nel mondo di Bitcoin, ma trasudano e permeano anche altri settori, in cui praticamente si può utilizzare i benefici di questa ricerca, di questi investimenti, anche per altri tipi di consumo energetico che, a differenza di Bitcoin, non tendono ad andare sempre allo stesso equilibrio di consumo. Quindi il consumo energetico di Bitcoin aumenterà, ma ci sono tutti gli incentivi da parte degli attori coinvolti per ridurlo, per minimizzarlo, per efficientarlo, per ottimizzarlo. Non solo, esiste anche un termine di paragone. Bitcoin richiede un consumo energetico per ottenere un valore, un bene intellettuale. Pensiamo al consumo energetico delle università in giro per il mondo, il consumo energetico di Hollywood, della produzione di film. Non diciamo che è un consumo energetico sprecato, diciamo che è utilizzato per produrre un bene intellettuale. Il bene prodotto dal consumo energetico di Bitcoin è sostanzialmente l'affidabilità della blockchain che permette l'esistenza di un oro digitale. Ora, quant'è il consumo energetico dell'oro fisico che per secoli e quasi millenni ha replicato la stessa funzione sociale che Bitcoin può replicare nel digitale? Era un costo di estrazione estremamente impegnativo dal punto di vista energetico. Le miniere di oro fisico consumano oggi circa 2 ordini di grandezza in più di energia di quanto consuma l'estrazione di Bitcoin. Chiaramente, se Bitcoin viene adottato a livello globale, questo consumo tenderà ad aumentare, ma come abbiamo visto non aumenterà linearmente, aumenterà con un tentativo attivo da parte dei minatori di ridurlo e di efficientarlo il più possibile. E quindi comunque si tratta di un risparmio netto rispetto all'oro. Non parliamo anche del sistema finanziario di banche centrali, banche commerciali che oggi andrebbe a sostituire.